Sicilia. Buonasera Giancarlo Cancelleri, buonasera e benvenuto. Buonasera dottoressa Carli, buonasera ai suoi ospiti e a chi ci ascolta. Senta Cancelleri, un breve commento su questa vicenda di Banca Italia. Lei come la vede? Ma a me sembra la solita boutade di Renzi nei confronti di organi del governo, che poi siamo stati anche abituati a viverla qui in Sicilia, perché in questi 5 anni, ad esempio, il governo nazionale Renzi ci ha imposto un assessore al bilancio che tutto ha fatto tranne il bene dei siciliani, è venuto qui a fare l'emissario delle tasse, a commissariare la regione in nome e per conto di Roma. Ecco, però voi siete stati i primi a chiedere appunto discontinuità, in realtà così come ha fatto Renzi, è così? Su Banca Italia intendo. Ma noi stiamo chiedendo discontinuità, ma stiamo chiedendo discontinuità anche su questo governo regionale che non ha rappresentato i bisogni dei cittadini. Quindi in qualche modo stiamo cercando di riportare la politica della nostra regione e di questa nazione, mettendo finalmente al centro i bisogni della gente, i bisogni del popolo. Ecco, a proposito di questo, Cancelleri, uno dei suoi rivali, Micari, dice che voi in realtà trascorrete tutto il tempo soltanto a insultarvi, lei e Musumeci, e che invece non parlate di programmi per la Sicilia. Ce lo vuole dire brevemente qual è il suo programma per la Sicilia? Guardi, ce l'ho qui, il programma per la Sicilia è per il futuro. Sono 100 pagine di programma e sono un manuale di istruzioni per risolvere i problemi della nostra gente, ecco, i problemi della nostra isola. Non ce lo legga tutto, però magari una piccola parte? No. Ma guardi, le parlo semplicemente di una cosa che riguarda la sanità che mi sta molto a cuore. Oggi molti cittadini devono dare fondo ai loro denari per potersi permettere una visita medica che oggi il sistema sanitario pubblico non riesce a permettere e che i cittadini devono rivolgersi a strutture private a pagamento. Bene, io ho dichiarato che nessuno dovrà più pagare una visita, perché la Regione dovrà farsi carico di questo. Noi dovremo garantire le visite nelle strutture pubbliche, aumentando ovviamente il numero di ore possibili per andare a effettuare le visite all'interno degli ospedali pubblici. E questo per me prende, è un punto di partenza. Ma noi spendiamo 9 miliardi e mezzo di euro ogni anno in sanità con innumerevoli sprechi. Io credo che in invarianza di spesa riusciamo a mettere a posto tutto qui in Sicilia. Senta, un altro appunto dei suoi rivali, Musumeci, dice che lei non ha mai amministrato neanche un condominio. Come risponde? Che lui invece sta portando dentro il suo governo persone che hanno già amministrato la Sicilia. Mi riferisco alla Galla, assessore di Cuffaro, che ha rovinato la sanità in Sicilia e che ha ridotto la Sicilia a un piano di rientro che l'ha fatta diventare la regione più tassata d'Italia negli ultimi 10 anni. E che alla sua destra siede Armao, assessore al bilancio di Lombardo, e ha prodotto anche lì parecchi danni. E allora io posso dire una cosa, io non l'ho mai governata questa terra, lui invece si sta apprestando, si sta candidando a governarla invece come un gente che l'ha già governata e ha prodotto danni e umiliazioni per il popolo siciliano. Il Partito Democratico dice che la Sicilia non sarà comunque un test nazionale, lei invece come la vede? Ma e chi dichiara questo ovviamente già sta odorando la sconfitta. Ed è chiaro che la Sicilia è da sempre un laboratorio politico ed un test nazionale. Con molta probabilità chi vincerà le elezioni in Sicilia mette una seria ipoteca sulle elezioni nazionali e si porterà notevolmente avanti. Infatti molti leader del centrodestra scenderanno in questo fine di campagna elettorale. A me dispiace soltanto che i media nazionali non stiano dando il giusto risalto ad una competizione elettorale che è comunque molto importante per la nostra terra. Vabbè, aspetti, adesso mancano ancora un po' di giorni, ne parleremo ancora, abbiamo ancora un po' di tempo. Noi intanto vi stiamo ospitando tutti con grande piacere. E un'altra cosa che le vorrei chiedere, voi andate soli in Sicilia, così come poi accade a livello nazionale, mentre gli altri partiti si coalizzano anche con piccole liste che poi potranno prendere anche soltanto il 2-3%, ma che però poi potrebbero servire alla vittoria. Questa è una cosa che la preoccupa? Assolutamente no, e soprattutto è garanzia del fatto che noi ci presentiamo con una lista di persone pulite. Gli altri, Musumeci ad esempio,
porta avanti una coalizione di liste nelle quali ci sono i Cuffaro, i Lombardo, i Miccichei, il Genovese e tutta la sfilza di impresentabili, compresi condannati e arrestati degli ultimi giorni, che stanno facendo gioco appunto nella sua coalizione. Ed è inutile che il candidato di centrodestra oggi cerchi di smarcarsi come un Ponzio Pilato qualunque, dicendo che lui non c'entra nulla, perché il capo di una coalizione, il candidato alla presidenza di una regione importante come la nostra, dovrebbe pretendere invece liste pulite, ma soprattutto dare finalmente al popolo siciliano la dignità di votare un Parlamento di persone oneste. Ecco, lei l'ha detto già lei, che Musumeci risponde, non è vero, le nostre liste sono pulite. Io però noto che state tornando a insultarvi. Invece le vorrei chiedere un'altra cosa. Ma certamente, non sono insulti, dai. Certamente è una questione molto importante per la sua terra, è quella dei migranti. Lei ha delle proposte in proposito per risolvere la crisi dei migranti? Oggi il governo nazionale ha lasciato da soli i sindaci siciliani a gestire questo enorme flusso migratorio che arriva qui in Sicilia da noi. E noi, come popolo di migranti, i siciliani sono un popolo di migranti, siamo anche il popolo dell'accoglienza. Però oggi c'è un grande problema dal punto di vista di piccoli sindaci, di piccole comunità, che non ce la fanno più a gestire questo fenomeno. I ministri Minniti e Del Rio hanno litigato negli ultimi mesi, lasciando ovviamente irrisolta questa questione in Sicilia. La regione siciliana non ha alcuna competenza. Io, se diventerò presidente della regione, chiederò al Consiglio dei Ministri di nominarmi commissario straordinario all'emergenza immigrati, proprio perché vorrò andare non solo ai tavoli romani, ma anche ai tavoli europei, a dire quello che la Sicilia in questo momento sta vivendo. E attenzione, non vogliamo soldi, non vogliamo poltrone, non vogliamo niente, vogliamo semplicemente essere rispettati e in qualche modo dire la nostra per risolvere un problema che oggi piccoli sindaci di piccoli comuni da soli non possono gestire. Carmela Sorella, vuoi fare una domanda al candidato Cancelleri? Candidato Cancelleri, buonasera. Senta, lei parlava dei sindaci. Naturalmente è un po' più complessa la cosa, perché come lei sa c'è il ruolo dei prefetti, che evidentemente sono quelli che poi sovraintendono naturalmente a tutta la materia dell'immigrazione, gli hotspot e quant'altro, hanno dei ruoli molto importanti. Ecco, non crede che su questo, che è un punto delicato, che vi vede in primissima linea, ma che indubbiamente è un problema più ampio, in qualche modo non potreste, diciamo, intanto, e quindi anche come impegno suo nel suo programma, offrire, diciamo, già che la Sicilia ha questa straordinaria capacità di accoglienza, un ulteriore esempio positivo che già c'è stato in alcune realtà, penso a Lampedusa e penso anche nell'area di Ragusa, cioè non potrebbe concretamente su questo impegnarsi in qualcosa che desse anche agli occhi dell'Europa un impegno più positivo? Ma noi stiamo già dando dei segnali molto positivi dal punto di vista dell'accoglienza nella nostra terra. Qui il problema sta diventando però di natura strettamente sociale, perché la Sicilia è una terra nella quale oltre il 50% delle persone vivono sotto la soglia di povertà e certa politica e certo modo di fare sta acutizzando notevolmente quelle che sono le differenze, facendo nascere delle pericolose attribuzioni di colpa nei confronti di chi viene da fuori. Io non vorrei che scoppiasse una bomba sociale. Noi siamo sì il popolo dell'accoglienza, ma io devo dire che noto una certa stanchezza nel popolo siciliano in questo momento. Un segnale molto forte da parte dello Stato e da parte delle sue diramazioni nei confronti della Sicilia e della regione tutta potrebbe essere davvero molto distensivo. Io vorrò chiedere questo nei tavoli europei e nei tavoli nazionali, non vorrò chiedere nient'altro. La domanda, sempre più spesso, sempre più gente decide di non andare a votare alle elezioni regionali, come alle comunali, come alle nazionali. Lei che cosa si sente di dire ai suoi concittadini per spingerli ad andare comunque al voto? Che oggi andare a votare è molto importante, perché chi va a votare può scegliere se si può investire nelle imprese e quindi per avere nuovo lavoro, per avere più lavoro.
che chi va a votare può decidere finalmente di avere delle nuove infrastrutture, chi va a votare può decidere se il nuovo governo dovrà fare delle nuove riforme nel settore sanitario e avere una sanità più di qualità. Chi non va a votare riconsegna pericolosamente la Sicilia a quelli che hanno il voto di scambio, il voto di apparato e che hanno già governato purtroppo questa terra e l'hanno ridotta e l'hanno umiliata e ce la stanno lasciando nelle condizioni nelle quali oggi l'andiamo a trovare. Bene, allora grazie a Giancarlo Cancelleri per essere stato con noi questa sera. Naturalmente le faccio un in bocca al lupo per questo... Viva il lupo, grazie. Grazie, grazie.